Il documento programmatico di bilancio oggi in Consiglio dei Ministri, taglio del cuneo fiscale, pensioni, reddito di cittadinanza e ammortizzatori sociali al centro della manovra. In linea con le istanze che Alis pone da tempo alle istituzioni, il MIMS ha rimodulato le risorse per le misure incentivanti Mare Bonus e Ferro Bonus, rispettivamente ora di 45 e 50 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2021. Il presidente della DSP del Mar Tirreno Centrale, Andrea Annunziata, al TG News, semplificazione e rapidità fondamentali per l'attuazione dei progetti del PNRR. La carenza di professionisti qualificati nel trasporto e nella logistica è un problema sempre più diffuso. Dopo Italia e Gran Bretagna, è allarme anche in Germania, mancano 60.000 autisti, ricambio generazionale insufficiente. Una sfida diretta all'Europa, Ursula von der Leyen, sulla crisi dello Stato di diritto in Polonia. La Commissione agirà e le opzioni sono note. La replica del premier polacco Morawiecki, l'UE è il nostro posto, ma non è uno Stato. Buonasera. Oggi pomeriggio in Consiglio dei Ministri il documento programmatico di bilancio che indica la portata complessiva della manovra che dovrebbe valere circa 23 miliardi di euro pari all'1,2% del PIL, nonché il peso degli interventi più significativi. Uno dei principali nodi che l'esecutivo è stato chiamato a sciogliere riguarda il fisco, con lo stanziamento di circa 7-8 miliardi per il taglio del cuneo fiscale sul lavoro. Tra i temi più esposti a tensioni tra le diverse forze di maggioranza, anche la revisione del reddito di cittadinanza, gli interventi sulle pensioni e la riforma degli ammortizzatori sociali. Vengono inoltre prorogati gli ecobonus edilizi al 50-65% per 3 anni, ma non il bonus facciate. E viene istituito un fondo per il taglio delle bollette energetiche. Rientrate nel pacchetto anche risorse per la sanità e per il rinnovo dei contratti nel pubblico impiego. Continuiamo a parlare della legge di bilancio. Abbiamo richiesto di inserire nella prossima manovra un fondo per sostenere i processi di transizione ecologica del sistema industriale italiano. Ad annunciarlo oggi il ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti in audizione alle commissioni attività produttive della Camera. Il fondo, ha spiegato il ministro, verrebbe gestito dal MISE insieme al MITE e sarebbe finalizzato a supportare le imprese a partire da quelle cosiddette energivore impegnate nei processi di riconversione e nella realizzazione di investimenti per la decarbonizzazione. Ma veniamo ora ai risultati dei ballottaggi delle amministrative 2021. Il centro-sinistra conquista 8 città su 10 in questo secondo turno elettorale caratterizzato da un'altissima percentuale di astensionismo. Come un'onda, il centro-sinistra conquista 8 città al ballottaggio su 10. Strappa Roma e Torino al Movimento 5 Stelle, conquista il centro-destra a Savona, Cosenza e Isernia. Mantiene Caserta e l'ex feudo leghista di Varese, che il Carroccio ha provato fino alla fine a riportare a casa. Il centro-destra resiste a Trieste con la riconferma per la quarta volta di Roberto Di Piazza, ma rifiuta la definizione di debacle per analizzare il voto. Una vittoria trionfale, esulta il leader PD Enrico Letta, che festeggia simbolicamente la vittoria di Roberto Gualtieri a Roma, nella storica piazza dell'Ulivo e di Romano Prodi. Si ridisegna la geografia delle grandi città italiane, ora quasi tutte in mano al centro-sinistra, ma i ballottaggi segnano la vittoria dei progressisti anche in alcuni comuni molto simbolici per il centrodestra, come Cosenza, Varese e Latina. Resta fuori dagli schemi Benevento, che Clemente Mastella riesce a riconquistare dopo aver centrato per un soffio il primo turno. Con i ballottaggi si chiudono le amministrative dell'era Covid, con gli effetti sul piano nazionale che si vedranno solo nelle prossime settimane. In una tornata elettorale segnata dall'astensionismo, è Seveso, in provincia di Monza-Brianza, il comune dove i ballottaggi hanno attirato la percentuale più bassa di elettori, 38,67%. Poco più alto è il dato a Roma, la città più popolosa, dove fra domenica e lunedì si è espresso alle urne solo il 40,68% degli aventi diritto al voto. Il risultato della capitale abbassa la media del Lazio, regione in cui però si trova anche il comune con la partecipazione più alta. A Corchiano, in provincia di Viterbo, hanno votato l'87,14% degli aventi diritto, più del primo turno 80,22%, concluso con un singolare pareggio di 1.141 voti a testa fra i due candidati, che hanno portato il paesino al ballottaggio anche se ben al di sotto dei 15.000 abitanti, né a meno di 4.000, soglia oltre la quale è previsto il secondo turno. I casi di pareggio al primo turno sono gli unici che hanno prodotto un aumento dell'affluenza, è successo anche in altri due piccoli centri, a Torricella Verzate, meno di 400 anime nel Pavese, e a Rondanina, in provincia di Genova. Fra le grandi
città spiccano le affluenze di Benevento, 59,58%, e Isernia, 57,50%, decisamente più alte del 42% registrato a Torino. In linea con le istanze che Alice pone da tempo alle istituzioni, con i decreti direttoriali numero 158 e 159 del 2021, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha ridefinito gli importi complessivi da erogare in favore dei beneficiari di Mare Bonus e Ferro Bonus. Nel dettaglio, viene previsto un importo complessivo delle risorse per l'esercizio finanziario 2021 riferiti ai traffici 2020 di 45 milioni per il Mare Bonus e 50 milioni per il Ferro Bonus. Rimaniamo sul fronte dei trasporti e della logistica e ascoltiamo l'intervista di Roberto D'Antonio al presidente della DSP del Mar Tirreno Centrale, Andrea Annunziata, che si è soffermato in particolar modo sull'attuazione dei progetti legati al PNRR e sul tema della retroportualità. Presidente, il PNRR per Napoli e Salerno, ecco, progetti saranno finanziati quando? Ma diciamo che anche per questo c'è il problema della velocità, ma io non mi preoccupo tanto di quando arriveranno i fondi, che arriveranno e credo pure presto. Io mi preoccupo dei progetti, mi preoccupo delle gare, mi preoccupo di una semplificazione che tranne in alcuni tratti non la vedo. Ecco, ma c'è già qualcosa sul tavolo? Ma certo che abbiamo diversi progetti che vengono dal passato da rivedere per tanti motivi, perché in testa a noi non solo c'è la risistemazione di tante banchine, la messa in sicurezza, su Napoli abbiamo da completare la nuova darsena di Levante, quindi tutto il sistema ferroviario, abbiamo da elettrificare le banchine, abbiamo da mettere a punto a terra, quindi nel porto, tutte le possibilità che abbiamo per contribuire a un ambiente migliore. Lo stanno facendo a mare alcuni armatori, specialmente il gruppo Grimaldi, con una volontà rivolta al buon ambiente, all'ambiente pulito in maniera seria, e però dobbiamo farlo altrettanto a terra, utilizzando di più il vento, il moto ondoso, come già stiamo facendo da tempo su Salerno. Su Napoli abbiamo progetti concreti. Ecco, ma sul tema della retroportualità, per esempio, cioè, c'è penuria di spazi, prendo per esempio Salerno, c'è bisogno anche di ultimo miglio con gli interporti. Su questo punto di vista? Ma è su questo che lavoriamo per collegarci di più con gli interporti campani, l'interporto di Napoli e di Marcianise, e con alcuni spazi retroportuali lì a Salerno. Il problema è quello di individuare in tempi veloci con ferrovie questo sistema di collegamento, perché se no lavoriamo per l'ambiente sul mare, poi però a terra non riusciamo ad avere gli stessi risultati. E credo che anche su questo bisogna che ci si muova di più. Io però devo dire che ormai sono un veterano in questo settore delle autorità di sistema portuale, devo dire che qualche altra legge per semplificarci la vita ci vuole, però ci vuole pure tanta coscienza in più, tanta responsabilità in più e tanta voglia da parte di ognuno di noi di fare in un momento difficile. La recente sentenza della Corte Costituzionale polacca mette in discussione la base dell'Unione e costituisce una sfida diretta all'unità degli ordinamenti giuridici europei. Così oggi la Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, intervenuta al dibattito al Parlamento europeo sulla crisi dello Stato di diritto in Polonia. Non permetteremo che i valori dell'UE siano messi a rischio. La Commissione agirà e le opzioni sono ben conosciute, ha affermato la von der Leyen, in riferimento alle tre alternative a disposizione dell'UE, ossia l'iter di infrazione, il ricorso ai meccanismi di condizionalità per l'utilizzo dei fondi europei e la procedura dell'articolo 7, il quale prevede che i diritti di voto di un paese risultato in violazione dello Stato di diritto possano essere sospesi.
L'Unione Europea è il nostro posto, ha replicato il premier polacco Morawiecki, ma la Polonia è attaccata in modo parziale e ingiustificato. Non è ammissibile che si parli di sanzioni, ha dichiarato Morawiecki, accusando le istituzioni europee di usare il linguaggio delle minacce e del ricatto e respingendo inoltre il centralismo europeo. Unione Europea che contemporaneamente è impegnata anche su un altro delicato fronte che riguarda i rapporti commerciali con la Gran Bretagna. Un piano di emergenza per una possibile guerra commerciale con la Gran Bretagna. I più importanti stati dell'Unione, Italia inclusa, hanno chiesto a Bruxelles di elaborare un piano B, mettendo sulla scacchiera una mossa per affilare le armi in vista di un negoziato tutt'altro che facile, ma anche una strategia finalizzata a non farsi trovare impreparati nel caso in cui Londra decidesse di attivare il famigerato articolo 16 e sospendere in via unilaterale il protocollo su Belfast. La richiesta rivelata dal Financial Times è arrivata al negoziatore europeo della Brexit e le vicepresidente della Commissione Šefčovič da Italia, Francia, Germania, Spagna e Paesi Bassi, praticamente le maggiori economie del vecchio continente, e tra le opzioni in discussione nelle capitali europee figurano la limitazione dell'accesso del Regno Unito alle forniture energetiche dell'Unione Europea, l'imposizione di dazi sulle esportazioni britanniche e, in circostanze estreme, la risoluzione della accordo commerciale tra le due parti, insomma una vera e propria guerra commerciale ad Albione. Restiamo in Europa. Chi guarda all'evoluzione tecnologica non può non guardare con attenzione all'evoluzione dei modelli nucleari. Lo ha affermato oggi il commissario UE per l'economia Paolo Gentiloni, sottolineando tuttavia che ad oggi restano grandi difficoltà dal punto di vista dei costi e dello smaltimento e che sulla questione persistono diverse posizioni tra i Paesi membri. Gentiloni, intervenendo agli online Green Talks, ha inoltre affrontato il tema della transizione ecologica. Una transizione impegnativa, ha dichiarato il commissario all'economia, che offre anche grandissime opportunità, in particolare alle imprese con maggiore capacità di innovazione. Da qui al 2030, ha continuato Gentiloni, avremo bisogno di investimenti aggiuntivi pari a circa 520 miliardi l'anno, ha sottolineato il commissario. Una parte minoritaria, ha rimarcato, dovrà essere pubblica e questo elemento rientra nella discussione sul patto di stabilità. Si sono aperte oggi in Commissione UE proprio le trattative per la revisione delle regole sui conti pubblici nazionali. Un confronto che verterà anche sull'analisi del debito pubblico e sulla semplificazione dell'architettura regolatoria e sul quale pesa tuttavia l'incognita Germania che attraverso Olaf Scholz si è già detta contraria alla modifica del patto di stabilità. Ad entrare nel dibattito pubblico anche la Golden Rule sugli investimenti green, che come spiegato dal vicepresidente della Commissione UE, Valdis Dombrovskis, permetterebbe una riduzione graduale del debito che si coniughi con un maggior sostegno agli investimenti. Ma torniamo in Italia. Il deficit di sicurezza è stato determinato dalla situazione che ha superato ogni ragionevole previsione e che non deve più ripetersi. Così il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese nell'informativa alla Camera sugli scontri dello scorso 9 ottobre a Roma. C'è stata una lettura politica che tende ad accreditare la tesi di un disegno assecondato dal comportamento delle forze dell'ordine e che devo respingere fermamente, ha dichiarato il ministro, perché essa insieme il dubbio che le forze della polizia si prestino ad essere strumento di oscure finalità politiche. È un'ingiusta accusa, ha detto ancora la Lamorgese, che getta un'ombra inaccettabile sull'operato delle forze dell'ordine. Intanto, sul fronte Green Pass, risultano più di 1 milione le certificazioni verdi scaricate in appena 24 ore, tra cui oltre 900.000 rilasciate dopo tamponi effettuati per lo più in farmacia. Regolare l'operatività di uffici, aziende e servizi regge senza particolari criticità il sistema dei controlli. Sul punto, il commissario per l'emergenza Francesco Paolo Figliuolo ha spiegato che le misure di contenimento potranno essere alleggerite al raggiungimento del 90% della popolazione vaccinata. Continuiamo a parlare di pandemia, ma spostiamoci nel Regno Unito, dove rimane alto e pari a circa 40.000 casi il numero giornaliero dei nuovi contagi.
Tra i primi paesi in Europa a partire con la campagna di vaccinazioni contro il coronavirus ed anche tra i primi ad eliminare le restrizioni, la Gran Bretagna continua a registrare però un numero alto di nuovi contagi ogni giorno, colpa della variante Delta, della mancanza di restrizioni e di una generale scarsa attitudine alla disciplina dei britannici, che anche nei giorni più bui della pandemia erano restii a rispettare le regole anti-Covid. Sta di fatto che con una media di 40.000 casi al giorno il Regno Unito è secondo solo agli Stati Uniti, il tutto sullo sfondo di una crisi cronica delle strutture sanitarie di primo soccorso aggravata dalla Brexit e dalla pandemia. Secondo le stime dell'ufficio di statistica britannico, il paese rischia di arrivare in poche settimane al picco segnato durante la seconda ondata della pandemia lo scorso inverno. I dati indicano una tendenza in crescita dal 19 luglio, da quando il premier britannico decretò la fine di tutte le restrizioni significative contro il coronavirus, una mossa contestata dal partito laburista ma fortemente voluta dal primo ministro per rilanciare l'economia, che non ha però ancora dato i frutti auspicati da Downing Street se si analizzano le ultime settimane funestate dalla crisi di carburante, la carenza di merci e l'inflazione che sale. Questa mattina il premier Mario Draghi ha avuto una conversazione telefonica con il presidente russo Vladimir Putin. Al centro dei colloqui i lavori preparatori del prossimo G20, le relazioni bilaterali, ma anche gli ultimi sviluppi della crisi afghana. Mosca intende proporre la convocazione di una conferenza sotto l'egida delle Nazioni Unite su diritti umani e assistenza umanitaria a Kabul. Proprio il ruolo primario dell'ONU nel gestire la crisi umanitaria nel paese era stato evidenziato da Mario Draghi in occasione del G20 straordinario dello scorso 12 ottobre. Sulla questione, la giovane premio Nobel per la pace Malala Yousafzai ha di recente rivolto un appello ai talebani e alla comunità internazionale. Un mese fa i talebani hanno chiuso a milioni di ragazze afghane le porte della scuola, rubando loro non solo l'educazione ma anche il futuro. L'Afghanistan è oggi l'unico paese al mondo che impedisce alle ragazze di studiare. Tutti i leader devono compiere azioni urgenti e decise per riportare a scuola ogni ragazza afghana. Con un appello trasversale rivolto da un lato ai talebani e dall'altro alla comunità internazionale, Malala Yousafzai rilancia la campagna contro quella che definisce un bando di fatto imposto dall'esecutivo di Kabul. Più a lungo restano fuori da scuola, meno probabile è che ci tornino, è l'allarme lanciato dalla giovane premio Nobel per la pace, vittima di un'aggressione dei talebani in Pakistan all'età di 15 anni, proprio per il suo impegno in difesa del diritto all'istruzione. Una lettera aperta che l'attivista, oggi 24enne, invita tutti a sottoscrivere dal suo profilo Twitter, seguito da quasi 2 milioni di utenti. Dai mullah però non arrivano segnali di apertura. Il precedente governo ha impiegato anni prima di aprire le scuole per le ragazze. Ha replicato alla BBC un loro portavoce, limitandosi a dire che il ritorno in classe avverrà il più presto possibile. E il tema dei diritti non è previsto neppure in cima all'agenda del vertice a Mosca con Russia, Cina, Iran, India e Pakistan, cui i talebani parteciperanno con una delegazione guidata dal vice premier Abdul Salam Hanafi. La carenza di professionisti qualificati nel settore dei trasporti e della logistica è un problema sempre più diffuso. Dopo Italia e Gran Bretagna è allarme anche in Germania, dove mancano almeno 60.000 conducenti di mezzi pesanti. Secondo l'Associazione Federale del Trasporto Merci e della Logistica, il paese sta andando incontro ad una vera e propria crisi dell'offerta a causa di un insufficiente ricambio generazionale. Ogni anno in Germania vanno in pensione circa 30.000 autisti, a fronte di 17.000 giovani disponibili a subentrare al loro posto. Nel paese intanto procedono le trattative per la formazione del nuovo governo. I Verdi tedeschi hanno dato il loro via libera alle trattative per il governo con i socialdemocratici e liberali sotto la guida del candidato cancelliere Olaf Scholz. Un altro passo avanti verso l'era post-Merkel. Venerdì l'SPD aveva votato infatti alla unanimità per aprire il tavolo dei negoziati. E poi toccherà all'FDP di Christian Lindner, che si è mostrato molto favorevole alla prospettiva di un esecutivo dei colori del semaforo. Le trattative potrebbero quindi iniziare già in settimana per arrivare a un nuovo esecutivo. Questo è l'obiettivo prima di Natale. Anche i conservatori dell'Unione hanno fatto i conti con la realtà nel weekend, dichiarandosi tutti a partire da Armin Laschet pronti a rappresentare una forte opposizione dopo la sconfitta subita il 26 settembre. Sta accadendo davvero, stiamo scrivendo un altro pezzo della storia dei Verdi, ha detto il leader degli ecologisti Robert Habeck parlando al piccolo congresso di partito di domenica. Saremo il motore di un grande compito di trasformazione e i Verdi possono passare dalla difensiva all'attacco. Anche Annalena Baerbock ha esortato i colleghi a votare per le trattative. Quello che abbiamo raggiunto sul clima è un risultato enorme. Nelle 12 pagine firmate dai negoziatori che hanno messo le premesse per un tavolo rosso, giallo e verde, ci sono l'aumento del salario minimo 12 euro voluto dall'SPD, il no all'incremento delle tasse e il mantenimento del freno al debito.
Chiuso l'accordo che vede insieme Stellantis e EDF Charging per la realizzazione in Europa di un network di ricarica pubblico per i veicoli elettrici. Obiettivo della partnership è favorire la transizione verso la mobilità sostenibile in linea con il pacchetto Fit for 55 presentato dalla Commissione europea. L'inaugurazione avverrà entro il 2021 con l'installazione delle prime stazioni di ricarica in Italia e lo sviluppo di altre aree in tutta Europa fino al 2025. Si chiama Mercancías 30, l'iniziativa intrapresa dal governo spagnolo a favore dei rappresentanti delle principali associazioni di spedizionieri, operatori logistici e delle imprese ferroviarie del trasporto merci. Il piano, che ha l'obiettivo di aumentare l'impegno per l'intermodalità, prevede di triplicare la quota della ferrovia nel trasporto di merci in Spagna entro il 2030, per arrivare al 10% dall'attuale 3%, riducendo così le emissioni di gas serra. In chiusura del nostro telegiornale, vi ricordiamo l'appuntamento delle ore 21 su tutti i nostri canali con Alice Channel Talk, il programma di approfondimento che questa sera, moderato da Roberto D'Antonio, avrà come protagonisti Giancarlo Cangiano, presidente della Commissione Interporti e Hub Strategici di Alice, Domenico De Rosa, presidente di SMET, Giorgio Fiorini, Sales and Logistics Manager di Intermodal Trasporti e Michele Autuori, avvocato partner di Watson Farley and Williams. Grazie per l'attenzione, appuntamento a domani alle 15 con il TG Flash e alle 19 con il TG News.